Nella savana queste grida di allarme sono tipiche. C'è tensione tra gli impala. Hanno individuato un predatore. Tutti i loro sensi sono in allerta. Ne avvertono la presenza. Sanno che è vicino. Ma non possono fuggire senza sapere quale direzione prendere. A minacciarli è un leopardo, distante meno di 10 metri. Gli impala non riescono a localizzarlo perché si trova proprio sopra le loro teste. E questi animali non possono guardare in alto. Stavolta la loro eccezionale vista non è stata di utilità alle gazzelle. Avevano però intuito la presenza del leopardo, che quindi non è stato in grado di attaccarle di sorpresa. Questo predatore non intraprende mai un inseguimento. La sua tecnica è l'imboscata. Di giorno, 9 volte su 10 fallisce. Osservare, ascoltare e percepire. Nella savana, sia i grandi sia i piccoli, a prescindere dalle specie, devono tenere i sensi costantemente allerta. È il solo modo per sfuggire ai predatori, per procurarsi il cibo e anche per gestire la vita familiare, nonché l'assetto sociale. Alcuni prediligono la vista. Per altri è l'udito a prevalere. Per questo facocero, invece, è l'olfatto. C'è chi vede da lontano, chi vede al buio e chi vede a colori. C'è persino chi percepisce gli infrasuoni. Ciascuna specie ha il suo punto di forza. Il rinoceronte, ad esempio, ha un muso largo, i padiglioni auricolari ben sviluppati, ma gli occhi sono molto piccoli rispetto alle sue dimensioni. La conseguenza è facilmente intuibile. Ha una pessima vista. Non è in grado di distinguere nulla oltre un raggio di 15 metri. Il rinoceronte compensa questo suo svantaggio con un olfatto ben sviluppato e un finissimo udito. Le sue orecchie si muovono in modo indipendente e reagiscono al minimo suono. Il problema è che se il vento soffia sulla savana nella direzione sbagliata, il rinoceronte si ritrova privo di informazioni. La giraffa può invece sempre contare sulla propria vista, una delle più acute della savana. Se
Sembra addirittura che possa in misura limitata distinguere i colori. Ha inoltre un ottimo udito. Grazie alla sua altezza non le sfugge quasi nulla. Ma questo non sempre basta per evitare il peggio. Questa giraffa è stata attaccata dalle leonesse. Le avrà indubbiamente viste arrivare, ma erano troppe e l'hanno inseguita fino allo sfinimento. Tra gli erbivori, i sensi sono utilizzati principalmente per individuare i predatori. Le varie specie si distinguono dalle differenti capacità uditive, visive e olfattive. Gli animali conoscono bene le rispettive debolezze e i loro punti di forza. Questo spiega l'esistenza di certe alleanze. Se a vivere nello stesso luogo si è in molti, con capacità sensoriali diverse, a trarne beneficio è la sicurezza di tutti. Questo cobo, che non ha le stesse esigenze né la stessa organizzazione sociale dello gnu o dell'impala, ne apprezza la compagnia perché approfitta della loro vigilanza. Queste tre specie hanno in comune gli stessi predatori, in particolare il ghepardo. Nelle famiglie di ghepardi, sebbene i piccoli abbiano già qualche mese, la madre non si allontana mai senza un buon motivo. I cuccioli lo sanno e questo improvviso allontanamento suscita la loro curiosità. Uno dopo l'altro avanzano istintivamente nella direzione presa dalla madre. Ma tra l'erba alta e fitta della savana, la visibilità è limitata. In mancanza di indicazioni da seguire, i giovani ghepardi si riuniscono, esitano nell'avventurarsi oltre. Il vento soffia nella direzione giusta, ma gli odori che porta sono indefiniti e confusi. È il verso allarmato dell'impala che li aiuta a ritrovare la mamma. L'arrivo improvviso della sua giovane prole la costringe a scatenare prematuramente la caccia. Nella confusione dell'attacco, i piccoli ghepardi si ritrovano di nuovo soli. Sono ancora più determinati a ritrovare la madre, ora che sanno di poter mangiare. Qui il terreno è più sgombro e la vista dei giovani felini non è ostacolata, ma non avendo ottenuto alcun risultato, iniziano i loro richiami. Ogni piccolo attiva tutti i suoi sensi e gli esiti non si fanno attendere. Ci sono due ottime notizie. La mamma è lì vicino e la caccia è andata a buon fine. Quando catturano una preda, i ghepardi sono esposti alla minaccia dei predatori più forti, iene,
leopardi o leoni. Perciò, durante i pasti, non manca mai una sentinella. Il ghepardo si affida principalmente alla sua vista. Come in tutti i felini, gli occhi sono grandi e sono disposti frontalmente. Questo li munisce di una buona visione binoculare, essenziale per valutare le distanze. Il loro campo visivo è imbattibile, 280 gradi, di 100 gradi più ampio di quello dell'uomo. Ma di giorno la loro formidabile vista non è migliore della nostra. È di notte che fa la differenza, quando è da 6 a 8 volte superiore a quella umana. I grandi felini vedono così bene al buio perché il loro apparato visivo sfrutta anche le fonti luminose più piccole. Per loro una notte di luna piena equivale a una nostra giornata di sole. L'occhio umano è formato da bastoncelli, le cellule fotosensibili della retina, e da coni, che permettono la percezione cromatica. La retina dei felini è però composta quasi esclusivamente da bastoncelli. Di conseguenza, il leopardo o il leone non distinguono i colori, ma riescono a vedere al buio. Sono anche dotati, nella parte posteriore dell'occhio, di uno strato riflettente, o tapetum lucidum, che amplifica la quantità di luce catturata dalla retina. C'è infine una particolarità del manto che ritroviamo sia nei ghepardi sia nei leoni. La parte inferiore di dove si trova l'occhio è bordata di bianco e in condizioni di scarsa luminosità potrebbe avere un'azione riflettente. Le antilopi non hanno un sistema di visione notturna altrettanto sofisticato, ma è simile. Per riequilibrare la lotta che affrontano quotidianamente, la natura ha deciso di dotare prede e predatori di armi analoghe. Tutti i sensi sono ben sviluppati in entrambi. Ma con le dovute differenze. Nella famiglia delle antilopi, i sensi sono costantemente allertati, come si evince dall'estrema prudenza con cui avanza questa femmina di Niala. In qualunque momento potrebbe spuntare un nemico con un unico obiettivo in mente: catturarla e divorarla. Per lei c'è una sola strategia possibile: non farsi mai cogliere alla sprovvista. Tutti i suoi sensi sono attivi. Gli occhi, le narici e i grandi padiglioni auricolari captano notizie più o meno inquietanti da tutta la savana. Nonostante le grandi orecchie e un fiuto finemente sviluppato, i licaoni usano soprattutto la vista per cacciare. Anzi, cacciano solo ciò che vedono. Davanti a questo predatore, la maggior parte delle antilopi, come questo cefalofo, tende istintivamente a fuggire.
Tuttavia, la migliore strategia per scamparla è non muoversi, per non essere visti. Davanti al passaggio di un branco di licaoni, questo presuppone parecchio sangue freddo. Mentre il gruppo perlustra la zona a qualche metro di distanza, un rafficero campestre si raggomitola. Imitare una zolla di terra gli salva la vita. Contrariamente a quanto si pensa, i grandi predatori ricorrono ben poco al fiuto per cacciare. È una questione di efficacia. Ci sono troppi odori nella savana. Seguire una traccia precisa richiede troppo tempo. Comunque, nei canidi e nei felidi, l'olfatto è notevolmente sviluppato e questi animali ne fanno un uso costante. Se ne servono soprattutto per interagire. È un mezzo di comunicazione interna alla specie. Il leone si interessa unicamente agli odori emessi dagli altri leoni. Il suo naso gli permette di capire se un individuo che passa nei paraggi appartiene al suo clan o se si tratta di un intruso nel suo dominio. Per rivendicare il proprio spazio, gli animali marcano il territorio. Lo contrassegnano con il proprio odore in vari modi. Spesso come questi sciacalli, con un getto d'urina. Tra i leoni questa pratica è prerogativa dei maschi. Tra gli sciacalli è impiegata da entrambi, maschio e femmina. A marcare il territorio non sono solo i carnivori. Anche le antilopi, essendo quasi tutte territoriali, ricorrono a tale tecnica. Rilasciano al suolo o sulla vegetazione delle secrezioni dal forte odore grazie a delle ghiandole poste molto spesso sulla testa. Tali ghiandole sono ben visibili quando sono posizionate sotto gli occhi, come in questa antilope saltarupe. Si tratta di una specie di antilopi nane, una dei più piccoli componenti della famiglia dei bovidi. Il bufalo è 50 volte più grande. In questo animale l'olfatto è di gran lunga il senso più sviluppato. Ma anche il suo udito e la sua vista funzionano correttamente. I bufali hanno sotto gli occhi delle aree di pelle senza pelo. Si potrebbe pensare che indichino la presenza di ghiandole secretive. In realtà, ne sono completamente sprovvisti. Questi segni sono semplicemente la conseguenza di un fenomeno di usura del pelo dovuto allo sfregamento delle orecchie.
bufali ricorrono all'olfatto per molti scopi. Localizzare i predatori, cercare il cibo e ritrovare i loro piccoli in mezzo alla mandria. L'odore è il mezzo più sicuro e più utilizzato nella savana per identificare un altro individuo all'interno di un gruppo o di una famiglia. Tra gli impala, i piccoli nascono quasi tutti contemporaneamente. Le femmine organizzano una sorta di sorveglianza collettiva dei cuccioli per potersi allontanare a turno e nutrirsi. Al loro ritorno, le madri si trovano di fronte a piccoli tutti uguali. Non sarebbero in grado di distinguere la propria prole se non l'avessero marcata con il loro odore. Basta controllare i piccoli per sapere quali sfamare. Perché tra gli impala non si allatta il figlio di un'altra. Per le antilopi, l'olfatto ha persino scopi riproduttivi. Consente infatti ai maschi di conoscere il periodo fertile delle femmine. Le femmine emanano ferormoni, che i maschi analizzano con il loro organo vomero nasale, un recettore di cellule odoranti collegato direttamente con il cervello. Anche la giraffa, che usa l'olfatto quasi esclusivamente a fini riproduttivi, procede nello stesso modo. Esaminando l'urina di una potenziale compagna, questo maschio è in grado di capire all'istante se si trova nel periodo fertile o meno. L'organo vomero nasale è presente in tutti i mammiferi, ma viene più o meno utilizzato a seconda della specie. I babuini, quando si tratta di conoscere lo stato di una femmina, si affidano alla vista. Si basano sulla forma e sul colore del suo posteriore, che varia in base al ciclo. Quando il colore è molto acceso e la sporgenza più pronunciata, allora il periodo fertile è al culmine. Anche i cercopitechi utilizzano il codice dei colori, ma sono i maschi a sfoggiarli. Durante l'adolescenza, queste scimmie sviluppano uno scroto blu. È ancora più vistoso quando contrasta con il rosso acceso del loro pene. È il testosterone all'origine di questi colori così vividi. Sono più sgargianti nei maschi dominanti, che si mettono spesso a zampe aperte per rivendicare il loro ruolo nella gerarchia del gruppo.
Questa particolarità induce a pensare che le scimmie siano capaci di vedere i colori. A volte è sufficiente osservare gli animali per trarre informazioni precise sulla loro capacità visiva, olfattiva o uditiva. Un padiglione auricolare ben sviluppato significa quasi certamente che quella specie si dedica all'ascolto dei suoni della savana. Ma le grandi orecchie dei giovani babbuini non devono trarre in inganno, perché da adulti diventeranno molto più discrete. In realtà, infatti, per questa specie, il senso fondamentale non è l'udito, bensì la vista. I loro occhi non sono particolarmente grandi, ma sono posizionati frontalmente per consentire una vista binoculare di tutto rispetto. Queste scimmie vedono lontano. Si suppone che siano capaci di individuare un predatore immobile a 500 metri. Il babbuino vive essenzialmente a terra, dove la sua vista è costantemente allerta, sia per motivi di sicurezza che di sostentamento. Le dimensioni del muso lasciano pensare che abbia un buon fiuto. Lo usa principalmente per trovare o selezionare il cibo. È onnivoro e le opportunità sono numerose. Il babbuino ha una vita sociale molto attiva, il che gli dà modo di utilizzare tutti i cinque sensi. Queste scimmie litigano furiosamente. Ma prima di quanto possa sembrare, la calma torna nel branco, che riprende la sua marcia. I branchi di babbuini avanzano solitamente in ordine sparso. Il primo e l'ultimo del gruppo possono essere distanti anche alcune centinaia di metri. L'aggregazione è assicurata visivamente, favorita da un dettaglio anatomico. Guardando la coda delle scimmie che avanzano, si può notare che è dritta per una ventina di centimetri, poi fa una curva. Questa forma caratteristica, che si trova sia nei maschi che nelle femmine, si accentua con l'età. È meno pronunciata nei giovani. Tale adattamento morfologico permette agli animali più maturi che guidano il branco di essere più facilmente visibili da coloro che li seguono, specialmente se si avventurano nell'erba alta. La questione non si pone per gli elefanti. Non solo la loro gigantesca sagoma è inconfondibile, ma con il barrito, le grandi orecchie e la proboscide, sembrano adeguatamente equipaggiati per qualsiasi circostanza. Tuttavia, questa madre cerca disperatamente il proprio piccolo. È
Era accanto a lei, sulla riva. Si è distratta per un istante, attirata dai giunchi, e il piccolo è sparito. Questa tartaruga lo sa. L'elefantino si trova a qualche metro dalla madre, ma è coperto dai cespugli. Purtroppo lei da questa distanza non può vederlo, perché l'elefante non è dotato di buona vista. La madre pensa di essere rivolta nella direzione giusta, ma non ne è certa. I rumori del fiume coprono i suoni. Se comunicasse in qualunque modo con il suo piccolo, lo raggiungerebbe a colpo sicuro. Per l'elefantino la situazione si sta facendo complicata. Non solo ormai è affaticato, ma si trova anche in prossimità di un branco di ippopotami che non apprezzano gli intrusi nel loro territorio. Il maschio dominante avrebbe potuto annegarlo o ucciderlo con un colpo di mascella. Chissà perché lo risparmia. E ora lo osserva con curiosità. Di certo l'ippopotamo non si è mai trovato in questa situazione, tanto è improbabile che un elefantino si allontani dal suo branco. Gli isolotti coperti di giunchi formano una muraglia infrangibile. Impossibile mettervi piede. Non ha alternative. Se vuole tornare sulla terraferma, dovrà aggirarli. In altre parole, proseguire in acqua. Dall'altro lato dei cespugli le cose si mettono male. Sua madre cambia direzione e si allontana. I sensi non le sono bastati per localizzare il piccolo. Cosa ne è stato del piccolo elefante? È un segreto del fiume e dei suoi abitanti. L'avranno visto annegare e sfinito o riguadagnare la riva. Ma a riva un elefantino ha ben poche chance di sfuggire ai predatori e di ritrovare il clan e la sua leggendaria protezione. Non gli resta che una carta da giocare, farsi sentire. Lontano stavolta dal tumulto del fiume. Tra i sensi, l'udito è senza dubbio il più acuto negli elefanti. Grazie ai grandi padiglioni auricolari, captano ogni suono con estrema precisione. Emettono e captano frequenze molto basse, fino a 5 Hz, non percepibili dall'orecchio umano. I pachidermi ascoltano anche, in un certo senso, con i piedi.
Le zampe percepiscono le onde acustiche di superficie fino a 2 km di distanza. Sembra che gli animali più grandi abbiano sviluppato delle caratteristiche sensoriali straordinarie. Vale per il più grande mammifero terrestre, così come per il più grande uccello della savana. Lo struzzo, che vive a terra, deve proteggersi dai predatori terrestri. Viene attaccato soprattutto dal ghepardo, ma possiede zampe agili e poderose per tenergli testa nella corsa. Terminano con due dita lunghe. Il più grande è prolungato da un artiglio. Lo struzzo se ne serve per scavare la terra o per difendersi. È un'arma davvero temibile. Il vero pericolo, come sempre, è essere colti di sorpresa. Ma lo struzzo ha due risorse: la vista e l'udito. Sente grazie a due orifizi rivolti all'indietro e protetti dalle piume, che li rendono simili a delle orecchie. E vede grazie a due occhi eccezionali, che distinguono i movimenti da ben 3 chilometri. Risultano ancora più efficaci perché utilizzati da un'altezza considerevole. La testa dello struzzo, infatti, è a 250 centimetri dal suolo. Le zebre sono astute. Spesso approfittano, infatti, della sorveglianza di questo grande uccello. La zebra ha un'ottima vista diurna, senza dubbio la migliore tra gli erbivori, dopo quella della giraffa. Ma i suoi occhi sono posizionati lateralmente e questo limita il suo campo visivo, che copre solo dai 60 ai 70 gradi. La zebra fa dunque ricorso a un paio di occhi in più. L'occhio della zebra è grande quanto il cervello dello struzzo, che è molto piccolo per un animale così grosso, ma che rivela una proporzione comune alla maggior parte degli uccelli, nei quali il cervello e gli occhi hanno dimensioni simili. Gli occhi, in compenso, sono più grandi negli uccelli che negli altri vertebrati. Questo vale tanto per i più maestosi, come l'otarda di Cori, quanto per i più piccoli come il bulbul, il chele a becco rosso o i tessitori. La vista ha infatti un'importanza fondamentale nella loro vita quotidiana. Questo grosso bucero perlustra la savana alla ricerca di cibo. Insetti, rettili e piccoli mammiferi che trova grazie alla sua vista. Ecco senza dubbio gli occhi più spettacolari della savana. Le grandi ciglia hanno una funzione ben precisa: proteggere l'occhio, che è esposto a steli volanti o arbusti e spine quando l'uccello si sposta. Questo esemplare è giovane, non ha ancora la gola sgargiante degli adulti.
Ecco un altro uccello che caccia a terra e usa la vista. Il serpentario. Quest'animale, del tutto unico, è parente dei rapaci diurni. Considerato come un'aquila terrestre per via della sua vista eccezionale, è dotato di caratteristiche che si ritrovano in altri rapaci della savana. Ci sono i piccoli, come questo astore, e i più grandi, come l'aquila pescatrice africana, l'aquila rapace o l'ancor più temibile aquila marziale. La sua retina ha 5 volte più cellule fotoricettrici di quella umana e inoltre le immagini che riceve si concentrano nella regione più sensibile, la fovea. Risultato: ottiene a grandi distanze un'immagine precisa di ciò che gli interessa. Ma dopo tutto, nella savana non esistono uccelli con una cattiva vista. Quella dei gruccioni è straordinaria. Scelgono un punto d'osservazione per poter veder passare gli insetti. Sono capaci di seguirne la marcia con precisione entro un raggio di 15 metri. A intervalli regolari si spostano per la cattura e poi ritornano sul ramo. Devono portare a termine circa 400 catture al giorno. Per gli uccelli, gli occhi sono gli organi sensoriali principali e dunque preziosi. Sono muniti di un dispositivo speciale che li protegge in tutte le circostanze. Questo pappagallo, che mangia la corteccia in una posizione acrobatica, in ogni momento potrebbe venire trafitto in un occhio da un ramoscello. Ed ecco che è protetto da una terza palpebra, la membrana nittitante. Per questo marabù è il vento che scatena per riflesso l'attivazione di questo velo più o meno opaco. La palpebra si sposta orizzontalmente e in modo indipendente per ciascun occhio. Un tale strumento presenta un chiaro vantaggio per gli uccelli acquatici. In questo martin pescatore, per esempio, la membrana si aziona automaticamente subito prima del contatto con la superficie dell'acqua. Evidentemente, tutti questi uccelli vedono a colori. A cosa servirebbe altrimenti lo splendore del loro piumaggio? Mentre le gazzelle si differenziano variando all'infinito tutte le sfumature della stessa tinta, gli uccelli esibiscono una formidabile gamma di colori. Uno
uno degli uccelli più belli e più comuni della savana, la ghiandaia marina pettolilla, ne è l'esempio. In questa specie maschi e femmine si somigliano e il loro piumaggio è così sgargiante che non serve cambiarlo nella stagione degli amori. In altre, come lo storno caruncolato, invece, nel periodo della riproduzione, il maschio si fa notare grazie ad alcuni cambiamenti. La sua testa si orna di un giallo vivo e sul becco spuntano delle appendici nere. In questo momento i maschi hanno due scopi: farsi vedere e farsi sentire. Migliaia di canti riecheggiano, ma l'unico interessante è quello della propria specie. Appollaiato bene in vista per affermare la sua presenza, il martin pescatore di bosco ascolta con attenzione il canto di un simile che gli contende il territorio. Un ibis adada cerca cibo. Non si affida alla vista, ma all'olfatto. Il suo lungo becco è dotato di chemiorecettori che gli permettono di identificare gli odori e di andare a colpo sicuro. Nel tantalo africano il becco si avvale di un altro senso, il tatto. Non solo è simile a un arnese che l'uccello usa con precisione estrema, ma è anche munito di sensori tattili. Quando pesca, i sensori si attivano quando entrano in contatto con un pesce. Osservando questi volatili pulirsi le piume, si nota subito una grande coordinazione tra due sensi, la vista e il tatto. Ma è il tatto, in realtà, a creare il legame sociale. È un linguaggio di diversa natura. Esiste un organo speciale che lo dimostra. È la proboscide dell'elefante. Al mattino, questo francolino si posa su di un ramo per farsi vedere e sentire. Mentre i babbuini osservano il sorgere del sole, il loro piccolo va a vedere cosa succede al fiume. C'è un grosso elefante maschio e alcuni membri del suo clan. Forse è avvenuto un miracolo.
Gli occhi, in compenso, sono più grandi negli uccelli che negli altri vertebrati. Questo vale tanto per i più maestosi, come l'otarda di Cori, quanto per i più piccoli come il bulbul, il chele a becco rosso o i tessitori. La vista ha infatti un'importanza fondamentale nella loro vita quotidiana. Questo grosso bucero perlustra la savana alla ricerca di cibo. Insetti, rettili e piccoli mammiferi che trova grazie alla sua vista. Ecco senza dubbio gli occhi più spettacolari della savana. Le grandi ciglia hanno una funzione ben precisa: proteggere l'occhio, che è esposto a steli volanti o arbusti e spine quando l'uccello si sposta. Questo esemplare è giovane, non ha ancora la gola sgargiante degli adulti. Ecco un altro uccello che caccia a terra e usa la vista. Il serpentario. Quest'animale, del tutto unico, è parente dei rapaci diurni. Considerato come un'aquila terrestre per via della sua vista eccezionale, è dotato di caratteristiche che si ritrovano in altri rapaci della savana. Ci sono i piccoli, come questo astore, e i più grandi, come l'aquila pescatrice africana, l'aquila rapace o l'ancor più temibile aquila marziale. La sua retina ha 5 volte più cellule fotoricettrici di quella umana e inoltre le immagini che riceve si concentrano nella regione più sensibile. Formidabile gamma di colori. Degli uccelli più belli e più comuni della savana, la ghiandaia marina pettolilla, ne è l'esempio. In questa specie maschi e femmine si somigliano e il loro piumaggio è così sgargiante che non serve cambiarlo nella stagione degli amori. In altre, come lo storno caruncolato, invece, nel periodo della riproduzione, il maschio si fa notare grazie ad alcuni cambiamenti. La sua testa si orna di un giallo vivo e sul becco spuntano delle appendici nere. In questo momento i maschi hanno due scopi: farsi vedere e farsi sentire. Migliaia di canti riecheggiano, ma l'unico interessante è quello della propria specie. Appollaiato bene in vista per affermare la sua presenza, il martin pescatore di bosco ascolta con attenzione il canto di un simile che gli contende il territorio.
Un ibis ad Ada cerca cibo. Non si affida alla vista, ma all'olfatto. Il suo lungo becco è dotato di chemiorecettori che gli permettono di identificare gli odori e di andare a colpo sicuro. Nel tantalo africano il becco si avvale di un altro senso, il tatto. Non solo è simile a un arnese che l'uccello usa con precisione estrema, ma è anche munito di sensori tattili. Quando pesca, i sensori si attivano quando entrano in contatto con un pesce. Durante l'adolescenza, queste scimmie sviluppano uno scroto blu. È ancora più vistoso quando contrasta con il rosso acceso del loro pene. È il testosterone all'origine di questi colori così vividi. Sono più sgargianti nei maschi dominanti, che si mettono spesso a zampe aperte per rivendicare il loro ruolo nella gerarchia del gruppo. Questa particolarità induce a pensare che le scimmie siano capaci di vedere i colori. A volte è sufficiente osservare gli animali per trarre informazioni precise sulla loro capacità visiva, olfattiva o uditiva. Un padiglione auricolare ben sviluppato significa quasi certamente che quella specie si dedica all'ascolto dei suoni della savana. Ma le grandi orecchie dei giovani babbuini non devono trarre in inganno, perché da adulti diventeranno molto più discrete. In realtà, infatti, per questa specie, il senso fondamentale non è l'udito, bensì la vista. I loro occhi non sono particolarmente grandi, ma sono posizionati frontalmente per consentire una vista binoculare di tutto rispetto. Queste scimmie vedono lontano. Si suppone che siano capaci di individuare un predatore immobile a 500 metri. Il babbuino vive essenzialmente a terra, dove la sua vista è costantemente allerta, sia per motivi di sicurezza che di sostentamento. Le dimensioni del muso lasciano pensare che abbia un buon fiuto. Lo usa principalmente per trovare o selezionare il cibo. È onnivoro e le opportunità sono numerose. Il babbuino di giorno, 9 volte su 10, fallisce. Osservare, ascoltare e percepire. Nella savana, sia i grandi sia i piccoli, a prescindere dalle specie, devono tenere i sensi costantemente allerta. È il solo modo per sfuggire ai predatori, per procurarsi il cibo e anche per gestire la vita familiare, nonché l'assetto sociale. Alcuni prediligono la vista.
Per altri è l'udito a prevalere. Per questo facocero, invece, è l'olfatto. C'è chi vede da lontano, chi vede al buio e chi vede a colori. C'è persino chi percepisce gli infrasuoni. Ciascuna specie ha il suo punto di forza. Il rinoceronte, ad esempio, ha un muso largo, i padiglioni auricolari ben sviluppati, ma gli occhi sono molto piccoli rispetto alle sue dimensioni. La conseguenza è facilmente intuibile. Ha una pessima vista. Non è in grado di distinguere nulla oltre un raggio di 15 metri. Il rinoceronte compensa questo suo svantaggio con un olfatto ben sviluppato e un finissimo udito. Le sue orecchie si muovono in modo indipendente e reagiscono al minimo suono. Il problema è che se il vento soffia sulla savana nella direzione sbagliata, il rinoceronte si ritrova privo di informazioni. La giraffa può invece sempre contare sulla propria vista. Come in tutti i felini, gli occhi sono grandi e sono disposti frontalmente. Questo li munisce di una buona visione binoculare, essenziale per valutare le distanze. Il loro campo visivo è imbattibile, 280 gradi, di 100 gradi più ampio di quello dell'uomo. Ma di giorno la loro formidabile vista non è migliore della nostra. È di notte che fa la differenza, quando è da 6 a 8 volte superiore a quella umana. I grandi felini vedono così bene al buio perché il loro apparato visivo sfrutta anche le fonti luminose più piccole. Per loro una notte di luna piena equivale a una nostra giornata di sole. L'occhio umano è formato da bastoncelli, le cellule fotosensibili della retina, e da coni, che permettono la percezione cromatica. La retina dei felini è però composta quasi esclusivamente da bastoncelli. Di conseguenza, il leopardo o il leone non distinguono i colori, ma riescono a vedere al buio. Sono anche dotati, nella parte posteriore dell'occhio, di uno strato riflettente o tapetum lucidum, che amplifica la quantità di luce catturata dalla retina. C'è infine una particolarità del manto che ritroviamo sia nei ghepardi sia nei leoni. La parte inferiore di dove si trova l'occhio è bordata di bianco e in condizioni di scarsa luminosità potrebbe avere un'azione riflettente. Le antilopi non hanno un sistema di visione notturna altrettanto sofisticato, ma è simile. Per riequilibrare la lotta che affrontano quotidianamente, la natura ha deciso di dotare prede e predatori di armi analoghe. Tutti i sensi sono ben sviluppati in entrambi.
ma con le dovute... I grandi felini vedono così bene al buio perché il loro apparato visivo sfrutta anche le fonti luminose più piccole. Per loro una notte di luna piena equivale a una nostra giornata di sole. L'occhio umano è formato da bastoncelli, le cellule fotosensibili della retina, e da coni, che permettono la percezione cromatica. La retina dei felini è però composta quasi esclusivamente da bastoncelli. Di conseguenza, il leopardo o il leone non distinguono i colori, ma riescono a vedere al buio. Sono anche dotati, nella parte posteriore dell'occhio, di uno strato riflettente o tapetum lucidum, che amplifica la quantità di luce catturata dalla retina. C'è infine una particolarità del manto che ritroviamo sia nei ghepardi sia nei leoni. La parte inferiore di dove si trova l'occhio è bordata di bianco e in condizioni di scarsa luminosità potrebbe avere un'azione riflettente. Le antilopi non hanno un sistema di visione notturna altrettanto sofisticato, ma è simile. Per riequilibrare la lotta che affrontano quotidianamente, la natura ha deciso di dotare prede e predatori di armi analoghe. Tutti i sensi sono ben sviluppati in entrambi. Ma con le dovute differenze. Nella famiglia delle antilopi, i sensi sono costantemente allertati, come si evince dall'estrema prudenza con cui avanza questa femmina di Niala. In qualunque momento potrebbe spuntare un nemico con un unico obiettivo in mente: catturarla e divorarla. Per lei c'è una sola strategia possibile. In realtà, infatti, per questa specie, il senso fondamentale non è l'udito, bensì la vista. I loro occhi non sono particolarmente grandi, ma sono posizionati frontalmente per consentire una vista binoculare di tutto rispetto. Queste scimmie vedono lontano. Si suppone che siano capaci di individuare un predatore immobile a 500 metri. Il babuino vive essenzialmente a terra, dove la sua vista è costantemente allerta, sia per motivi di sicurezza che di sostentamento. Le dimensioni del muso lasciano pensare che abbia un buon fiuto. Lo usa principalmente per trovare o selezionare il cibo. È onnivoro e le opportunità sono numerose. Il babuino ha una vita sociale molto attiva, il che gli dà modo di utilizzare tutti i cinque sensi. Queste scimmie litigano furiosamente.
Ma prima di quanto possa sembrare, la calma torna nel branco, che riprende la sua marcia. I branchi di babuini avanzano solitamente in ordine sparso. Il primo e l'ultimo del gruppo possono essere distanti anche alcune centinaia di metri. L'aggregazione è assicurata visivamente, favorita da un dettaglio anatomico. Guardando la coda delle scimmie che avanzano, si può notare che è dritta per una ventina di centimetri, poi fa una curva. Questa forma caratteristica, che si trova sia nei maschi che nelle femmine, si accentua con l'età. L'occhio della zebra è grande quanto il cervello dello struzzo, che è molto piccolo per un animale così grosso, ma che rivela una proporzione comune alla maggior parte degli uccelli, nei quali il cervello e gli occhi hanno dimensioni simili. Gli occhi, in compenso, sono più grandi negli uccelli che negli altri vertebrati. Questo vale tanto per i più maestosi, come l'otarda di Cori, quanto per i più piccoli come il bulbul, il chele a becco rosso o i tessitori. La vista ha infatti un'importanza fondamentale nella loro vita quotidiana. Questo grosso bucero perlustra la savana alla ricerca di cibo. Insetti, rettili e piccoli mammiferi che trova grazie alla sua vista. Ecco senza dubbio gli occhi più spettacolari della savana. Le grandi ciglia hanno una funzione ben precisa: proteggere l'occhio, che è esposto a steli volanti o arbusti e spine quando l'uccello si sposta. Questo esemplare è giovane, non ha ancora la gola sgargiante degli adulti. Ecco un altro uccello che caccia a terra e usa la vista. Il serpentario. Quest'animale, del tutto unico, è parente dei rapaci diurni. Considerato come un'aquila terrestre per via della sua vista eccezionale, è dotato di caratteristiche che si ritrovano in altri rapaci della savana. Ci sono i piccoli, come questo astore, e i più grandi lo contrassegnano con il proprio odore in vari modi, spesso come questi sciacalli, con un getto d'urina. Tra i leoni questa pratica è prerogativa dei maschi. Tra gli sciacalli è impiegata da entrambi, maschio e femmina. A marcare il territorio non sono solo i carnivori. Anche le antilopi, essendo quasi tutte territoriali, ricorrono a tale tecnica. Rilasciano al suolo o sulla vegetazione delle secrezioni dal forte odore grazie a delle ghiandole poste molto spesso sulla testa.
Tali ghiandole sono ben visibili quando sono posizionate sotto gli occhi, come in questa antilope saltarupe. Si tratta di una specie di antilopi nane, una dei più piccoli componenti della famiglia dei bovidi. Il bufalo è 50 volte più grande. In questo animale l'olfatto è di gran lunga il senso più sviluppato. Ma anche il suo udito e la sua vista funzionano correttamente. I bufali hanno sotto gli occhi delle aree di pelle senza pelo. Si potrebbe pensare che indichino la presenza di ghiandole secretive. In realtà ne sono completamente sprovvisti. Questi segni sono semplicemente la conseguenza di un fenomeno di usura del pelo dovuto allo sfregamento delle orecchie. I bufali ricorrono all'olfatto per molti scopi: localizzare i predatori, cercare il cibo e ritrovare i loro piccoli in mezzo alla mandria. L'odore è il mezzo più sicuro e più utilizzato nella savana per identificare un altro individuo all'interno di un gruppo o di una famiglia. Mentre il gruppo perlustra la zona a qualche metro di distanza, un rafficero campestre si raggomitola. Imitare una zolla di terra gli salva la vita. Contrariamente a quanto si pensa, i grandi predatori ricorrono ben poco al fiuto per cacciare. È una questione di efficacia. Ci sono troppi odori nella savana. Seguire una traccia precisa richiede troppo tempo. Comunque, nei canidi e nei felidi, l'olfatto è notevolmente sviluppato e questi animali ne fanno un uso costante. Se ne servono soprattutto per interagire. È un mezzo di comunicazione interna alla specie. Il leone si interessa unicamente agli odori emessi dagli altri leoni. Il suo naso gli permette di capire se un individuo che passa nei paraggi appartiene al suo clan o se si tratta di un intruso nel suo dominio. Per rivendicare il proprio spazio, gli animali marcano il territorio. Lo contrassegnano con il proprio odore in vari modi. Spesso, come questi sciacalli, con un getto d'urina. Tra i leoni questa pratica è prerogativa dei maschi. Tra gli sciacalli è impiegata da entrambi, maschio e femmina. A marcare il territorio non sono solo i carnivori. Anche le antilopi, essendo quasi tutte territoriali, ricorrono a tale tecnica. Rilasciano al suolo o sulla vegetazione delle secrezioni dal forte odore grazie a delle ghiandole poste.
L'arrivo improvviso della sua giovane prole la costringe a scatenare prematuramente la caccia. Nella confusione dell'attacco, i piccoli ghepardi si ritrovano di nuovo soli. Sono ancora più determinati a ritrovare la madre, ora che sanno di poter mangiare. Qui il terreno è più sgombro e la vista dei giovani felini non è ostacolata, ma non avendo ottenuto alcun risultato, iniziano i loro richiami. Ogni piccolo attiva tutti i suoi sensi e gli esiti non si fanno attendere. Ci sono due ottime notizie. La mamma è lì vicino e la caccia è andata a buon fine. Quando catturano una preda, i ghepardi sono esposti alla minaccia dei predatori più forti, iene, leopardi o leoni. Perciò, durante i pasti, non manca mai una sentinella. Il ghepardo si affida principalmente alla sua vista. Come in tutti i felini, gli occhi sono grandi e sono disposti frontalmente. Questo li munisce di una buona visione binoculare, essenziale per valutare le distanze. Il loro campo visivo è imbattibile, 280 gradi, di 100 gradi più ampio di quello dell'uomo. Ma di giorno la loro formidabile vista non è migliore della nostra. È di notte che fa la differenza, quando è da 6 a 8 volte superiore a quella umana. I grandi felini vedono così bene al buio perché il loro apparato visivo sfrutta anche le fonti luminose più piccole. Per loro una notte di luna piena equivale a una nostra giornata di sole. L'occhio umano è formato da bastoncelli, le cellule fotosensibili della retina.